Stai facendo hiking tra i boschi, alla ricerca di un buon posto per piantare la tenda. Intorno a te solo il rumore delle foglie e dei ramoscelli che calpesti. Sugli alberi corrono degli scoiattoli. Ma all'improvviso succede qualcosa di inaspettato. Tra gli alberi vedi qualcosa di assurdo, come una struttura in cemento. Inspiegabile. Sei ad almeno 30 km dal centro abitato più vicino, nel cuore di una foresta lontana da qualsiasi altro disturbo umano, o almeno così pensavi. Ad ogni modo, tu e i tuoi amici decidete di andare a dare un'occhiata. Avvicinandovi capite che si tratta di una scala alta almeno 4 metri, che conduce da nessuna parte. Ma che ci fa qui, in mezzo ai boschi, abbandonata, lì da sola? Il mistero si fa interessante, degno di Sherlock Holmes. Chissà, forse in quel punto una volta si trovava qualche edificio poi crollato e solo la scala è rimasta in piedi? Bella idea, peccato però che esplorando i dintorni di quella strana struttura non ci sia traccia di nessun'altra costruzione. Sembra proprio che qualcuno abbia costruito una scalinata e poi abbia deciso di trasportarla e installarla in quel bosco, per chissà quale motivo. Ok. Tu e i tuoi amici cominciate ad avere una strana sensazione, qualcosa non va. Più continuate a fissare la struttura, più un senso di inquietudine si fa strada dentro di voi. Qualcosa vi dice che fareste meglio a darvela a gambe, il più in fretta possibile. Malgrado questo, però, non riuscite a togliere gli occhi da quella scala. Decidi allora di fotografarla con lo smartphone. Poi ti fai coraggio, ti avvicini un po' di più e ti sembra che quella scalinata non sia affatto antica. Avrà al massimo una ventina d'anni. Tra le crepe è semplicemente cresciuto del muschio. Intanto, i tuoi amici ne hanno abbastanza, scappano via, lasciandoti solo in quel posto così strano. Metti un piede sul primo gradino, l'adrenalina comincia a correre. Mentre sali con molta cautela, qualcuno ti tocca una spalla. Ti volti sconcertato, ma non vedi niente, tutto buio. Per quanto sembri una storia assurda, di strane scalinate abbandonate nei boschi ce ne sono diverse. Alcune di legno, altre di pietra o di mattoni. Alcune sembrano molto antiche, altre, invece, decisamente recenti. Ma tutte hanno una cosa in comune, non conducono da nessuna parte e si trovano nel bel mezzo del nulla, in posti dove non c'entrano niente. Una delle più famose è a Chesterfield, New Hampshire, Stati Uniti. È una lunga scalinata medievale, fatta di pietre e con archi romani, sola in mezzo ai boschi. Si dice che originariamente si trovasse nella villa di Madame Antoinette Cherry, all'epoca famosa cantante francese. Il castello risale a circa 100 anni fa e la scala venne ritrovata nei boschi nel 1962, senza nient'altro intorno. Un'altra scalinata misteriosa risale a ben 9.000 anni fa e si trova qui da noi, in Italia. Si tratta di una serie di scalinate messe insieme con una piccola piattaforma in cima. Ma perché prendersi tanto disturbo per costruirla e abbandonarla lì? C'è chi pensa che si tratti di qualche antica struttura rituale, ma tutto resta solo un'ipotesi. Alcune delle più recenti tra queste misteriose scalinate nei boschi si portano dietro ogni sorta di leggenda metropolitana. Forse le hanno messe lì apposta, che burloni! Una delle più interessanti arriva dalle Filippine e narra di un guardiaparco di nome Torquick, che un giorno si trovava in giro nella giungla in cerca di turisti perduti. Stando al suo racconto, durante il giro si imbatté in alcune stranissime scalinate in pietra, per giunta decorate con bizzarri segni. Per nulla spaventato decise di salirci sopra per osservare meglio i dintorni. Giusto in tempo perché proprio in quel momento spuntò dalla giungla un feroce cane randagio. Qualche ora dopo tornò al villaggio solo per scoprire che risultava scomparso da ben 5 anni. Quella scala era forse una porta dimensionale? Un'altra storia risale agli anni 40, più o meno allo stesso periodo del mistero dell'UFO di Roswell. Un uomo che diceva di essere uno scienziato si recò sul posto per studiare una strana epidemia che aveva colpito il bestiame. L'idea era di rimanere lì una o due settimane, ma la sua indagine durò ben 6 mesi. Durante le ricerche lo studioso si imbatté in una scalinata di legno che sembrava emettere delle frequenze. Il team di ricerca si accampò a 30 metri di distanza dalla scala e il mattino dopo era scomparsa. Al suo posto c'era solo una strana bruciatura sul terreno.
Due giorni dopo riapparve una cinquantina di metri più in là. Si decise di studiarla prelevando un campione di legno, ma nonostante gli scienziati provassero in tutti i modi, non riuscirono ad estrarre nemmeno una scheggia. Il legno con cui era costruita quella scalinata sembrava essere indistruttibile. Un'altra di queste scalinate abbandonate si trova in Cambogia. Nel bel mezzo della giungla, una scala abbandonata lunga ben 600 metri conduce, indovina un po', da nessuna parte. Secondo gli esperti risale ad almeno 1000 anni fa. Ipotizzano che portasse ad un'antica città dell'epoca. Peccato però che oggi tutto intorno alla scala non ci sia altro che una densa giungla, senza traccia di antiche rovine. Forse era un punto di riferimento per i mercanti che attraversavano la zona? Chissà. Ma ora torniamo a te. Qualcuno ti ha sfiorato la spalla. Ti volti pensando si tratti di un tuo amico tornato indietro a farti uno scherzo. E invece non vedi niente e nessuno. Sei lì tutto solo. Cominci ad avere paura. C'è qualcosa di decisamente sbagliato in tutta la faccenda. Perciò decidi di dartela a gambe anche tu, come hanno fatto i tuoi amici. Li raggiungi e col fiatone racconti loro cosa ti è successo. Ma nessuno ti crede, pensano che tu voglia solo spaventarli. Però dal tuo volto si vede che dici la verità. Hai ancora il panico negli occhi. Non stai facendo finta. Qualunque cosa ti abbia sfiorato la spalla era reale. Tutti insieme stabilite che è meglio allontanarsi da lì e tornare a casa, senza perdere tempo. In campeggio tra i boschi ci andrete un'altra volta. Appena arrivi a casa controlli le foto sul telefono. Solo che la cerchi dappertutto, ma la misteriosa scalinata non c'è. Non la trovi in nessuna delle foto che hai scattato. Si vede solo una comune radura con gli alberi intorno, tutto normalissimo. Anche ai tuoi amici succede la stessa cosa. Inizi a guardarti intorno, anche se sai di essere al sicuro a casa tua. Eppure hai di nuovo una strana sensazione. Quella presenza è ancora lì con te. Oh no! Tutto diventa buio. Rilassati, si tratta solo di storie inventate da usare in campeggio per spaventare i tuoi amici alla luce del falò. Di storie del genere su internet ne trovi quante ne vuoi. Intendiamoci, le scale nei boschi ci sono davvero, ma potrebbero essere state costruite apposta per ricamarci sopra una storia inquietante. Bastano un po' di bricolage, un paio di foto in mezzo agli alberi e una nuova leggenda è servita. Una volta messa online non ti resterà che rimuovere la scala e raccontare che è misteriosamente sparita. Diventerai virale. Ma supponiamo che davvero durante una gita nei boschi ne trovi una. Probabilmente è ciò che rimane di qualche vecchia casa o rifugio, nel frattempo crollato o demolito dopo anni di abbandono. Dopotutto siamo nel 2021 e non c'è più mistero che non abbia una spiegazione logica. La misteriosa presenza che ti ha sfiorato? Solo un inganno della tua mente. Se ci capita di imbatterci in qualcosa che sembra uscito da un film dell'orrore, la mente comincia a giocarci brutti scherzi e può capitare di vedere o sentire qualcosa. Potere dell'autosuggestione. Si dice che capiti spesso alle persone che vengono ipnotizzate. La mente immagina qualcosa e gli occhi lo vedono. Probabilmente è così che è andata. Oppure no.